C'è una banconota e tre persone che la vogliono. Così nessuno la prende. Le ragazze dovrebbero iniziare a risparmiare. Kate sta cercando qualcosa da mangiare. Ma tutte le amiche hanno i loro piani per quella Nutella. Jane e Lily non si arrenderanno facilmente. Non c'è quasi niente qui dentro. Ragazze, basta! E se ci facessimo la nostra Nutella? Ci serviranno le nocciole. Andiamo a raccoglierne un po'. È bello trovare del cibo delizioso per terra. Togliamo i gusci delle nocciole. Non mangiatele! Insieme alle nocciole avrete bisogno di un po' di latte, cacao, zucchero e farina. Macina le nocciole in briciole. Unisci il resto degli ingredienti in una casseruola con il fondo spesso. Mescola bene. Fai bollire il composto sul fuoco. Quasi dimenticavamo il burro! Così avrà un sapore migliore. Il cioccolato deve essere senza agrumi. E poi aggiungi le nocciole. Metti la pasta che hai fatto in un barattolo. Deliziosa! E ci ha fatto risparmiare tanti soldi! Quando si è alla disperata ricerca di soldi, è il momento di pensare a una startup. E Jane ha un'idea, un hotel per animali. Potrebbe essere l'inizio di un impero commerciale. Ecco che arrivano i clienti. Prendi i soldi da loro e poi si vedrà. Gli animali sono facili da curare. Pesci e criceti sono facili. E il primo profitto è buono. È ora di pranzo e le ragazze non hanno mangiato niente per tutto il giorno. Oh no, non hanno un centesimo in tasca. Ragazze, ho un'idea. Ma dovremmo fare dei cambiamenti. È l'ora di cambiarsi. Ecco cosa vogliono fare. Vogliono prendere da mangiare a una mensa per senza tetto. La volontaria è sospettosa. Queste ragazze non hanno l'aspetto di senza tetto. Capelli puliti, manicure e profumano. Ma non può cacciare via le povere ragazze. Ovviamente questa non è una buona idea. È gratis, ma non dovrebbero essere loro a prenderla. Le amiche si ripromettono che si offriranno volontarie la prossima settimana per rimediare a questo fatto. Quando non ci sono soldi per la depilazione, devi tirare fuori il tuo rasoio. Ma questi sono così vecchi che non rasano affatto. Meno male che Jane conosce la ricetta della cera. Unisci zucchero, acqua e succo di limone. Fai bollire il caramello fino a quando non si addensa e attendi che la pasta si raffreddi. E poi arriva la parte divertente. Kate è disposta a correre il rischio. Applica un po' di pasta e la tira via. Ai! Funziona bene come nel salone ed è più economica. Si possono fare anche un paio di dollari sulla spiaggia. Che cos'hai lì? Crema solare? Possiamo affittarla! Ecco che arriva la prima cliente! Le ragazze offrono un ottimo servizio! Un bel massaggio e la protezione solare! In un ambiente così bello! Ci saranno molte persone che vogliono proteggere la pelle dal sole! Ma tutti i clienti sono diversi! Ehi, dove andate? Kate ha un lavoro difficile. Ma appena conta i suoi guadagni, ne è valsa la pena. Chi ha fatto queste regole? Perché non si può entrare al parco con i propri drink? La soda all'interno costa il doppio. Non è giusto!
Ma noi conosciamo un trucchetto. Riempi i palloncini con la coca, legali con cura e nascondili nel costume da bagno. 2 in 1. Hai la tua soda e puoi provare un nuovo look. È come se fossi appena uscita dallo studio del chirurgo plastico e la guardia è impressionata. È un peccato che tu abbia dovuto lasciare la palestra. Non ci sono soldi per la palestra questo mese. Ma non preoccuparti, puoi fare esercizio a casa. O meglio ancora, all'aperto. Saltare su una cintura è un ottimo allenamento. È un buon modo per rafforzare i muscoli delle gambe. E le bottiglie d'acqua sono ottimi pesi. Serve solo motivazione. Anche un asciugamano può essere uno strumento per esercizi. E hai risparmiato sull'abbonamento alla palestra. Le ragazze cercano ancora di fare dei soldi. È semplice! Prendi in prestito un monopattino da un amico e poi... puoi noleggiarlo! Ci saranno un sacco di persone che vorranno fare un giro. Una pioggia di soldi! Un mare di clienti, soldi facili! La vita è fantastica! Speriamo che la proprietaria non capisca cosa sta succedendo. Ups! È stato imbarazzante! A volte anche un po' di patate possono fruttare. Ci sono così tante idee nella mente di Jane. Sbuccia le patate e tagliale a fette. Poi friggi le patate nell'olio. Versa le patate fritte cotte su un tovagliolo di carta. Non abbiamo scatole, ma puoi usare i bicchieri di plastica. E dove vendi i tuoi snack croccanti? In mezzo al traffico! Uno spuntino leggero è il modo perfetto per passare il tempo. Vuoi delle patatine fritte? Prima i soldi! Ma questa autista è a dieta. Va tutto bene, ci sono altri clienti. Vendere fast food nel traffico è un ottimo modo per fare soldi e ne abbiamo fatti un sacco! Oh, mi piacerebbe vedere questo film! Ma pare che non succederà mai. Non abbiamo i soldi per il biglietto. Ma Lily crede nella bellezza. È convinta che la guardia la farà entrare immediatamente. L'ha già fatto un paio di volte. Ma questa guardia di sicurezza è dura e la butta fuori. Ma non perde la speranza. Travestiamoci! Le ragazze decidono di trasformarsi in donne della pulizia perché possono entrare al cinema senza biglietti. È meglio che la guardia non dia fastidio al personale. Deve farle entrare. E questo è per non aver fatto entrare Lily per la sua bellezza. Comunque, anche una tazza di caffè può farti risparmiare. Aspetta l'ordine e poi cerca di pagare con una banconota di grosso taglio. La più grande che hai nel portafoglio. Non hai il resto? Oh no! Forse questo tizio mi offre una tazza di caffè. Che carino! Grazie! Oh beh, succede sempre. I problemi finanziari non sono un motivo per essere tristi. Vi piacerebbe farvi fare le ciglia, le unghie, i capelli. Ma è costoso! E poi vedi un annuncio di modelle per trattamenti di bellezza. Sembra allettante! L'artista può esercitarsi e tu diventerai bellissima e gratis. Andiamo! Kate è la prima a provare l'esperimento. Vorrei del trucco per tutti i giorni. Il trucco professionale gratuito sembra promettente e la truccatrice è al lavoro. Ma ecco il risultato. Oh no! Dov'è il bagno? Anche Jane non sta bene. Voleva solo tagliarsi le punte dei capelli e si è trovata con i capelli corti.
E anche Lily si è fatta un'ottima manicure. È sfuggita per un telo a una sadica con una lima per unghie e forbici. Oh, hanno bisogno di più esperienza. E molto tempo per riprendersi. Basta scorciatoie quando si tratta di bellezza. I prodotti di bellezza si esauriscono sempre nel momento peggiore. Crema per le mani, come hai potuto farmi questo? Ma Kate è bravissima nelle ricette fai da te. Unisce un po' di burro e miele. Mescola fino a togliere i grumi. E la crema è pronta! Provala! La mia pelle è così morbida! Funziona! Inoltre, niente conservanti o additivi. Ti è piaciuto il video sul risparmio? Sai come tagliare le spese e risparmiare? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per stare al passo con i nuovi sketch su Trum Trum Wow!